La Corte d'Appello di Bari ha negato il risarcimento dei danni alla madre e alla sorella di Francesco e Salvatore Pappalardi, Ciccio e Tore, i fratellini di Gravina in Puglia scomparsi dalla loro città il 5 giugno del 2006 e i cui cadaveri furono ritrovati il 25 febbraio 2008 in un rudere chiamato la Casa delle 100 Stanze. Il risarcimento era stato chiesto al comune di Gravina e alla Edilarco, società proprietaria dell'immobile in cui i fratelli si erano recati. Quel giorno il padre Filippo Pappalardi per la scomparsa fu arrestato con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere e successivamente scagionato da ogni accusa non si è costituito. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado del settembre 2021 con cui ai familiari era già stato negato il risarcimento. La morte dei due per entrambi i collegi giudicanti sarebbe dipesa da caso fortuito. L'immobile, scrivono i giudici nella sentenza di secondo grado, non era aperto al libero accesso. Il muro di recinzione, alto quasi 2 metri, non era facilmente accessibile ed era idoneo a impedire l'accesso a terzi. La circostanza che molti ragazzi divenuti adulti nel corso del processo hanno confermato di essersi abusivamente introdotti nell'immobile, come correttamente ritenuto dal tribunale, non consente di inferirne la conoscibilità e prevedibilità dell'evento da parte del custode, si legge nel provvedimento. Neppure i genitori dei ragazzi, scrivono i giudici, erano a conoscenza della frequentazione abituale del fabbricato da parte di questi ultimi e ancora l'abusiva intromissione nell'altrui proprietà, chiusa al libero accesso, non consente di invocare la prevedibilità dell'evento. I fratellini hanno fatto ingresso in un immobile recintato e visibilmente abbandonato e fatiscente, dando luogo alla fattispecie dell'uso anomalo della cosa in custodia, circostanza che escluderebbe la responsabilità altrui.